Burrita è il termine utilizzato per indicare i molluschi in umido con le verdure. Oggi vediamo una tipica ricetta ligure, la burrita di seppie. Ce la prepara lo chef Gianni Garramone della rosticceria Gente di Mare di Via Bobbio a Genova. Gli ingredienti? Ovviamente le seppie, poi piselli, patate, cipolla, sedano, prezzemolo, aglio, pomodori freschi, capperi, olive verdi, acciughe salate, un bicchiere di vino bianco, olio extravergine di oliva ligure. La preparazione è semplice: pulire le seppie e tagliarle a listarelle, tritare i sapori e soffriggerli aggiungendo un battuto di prezzemolo, aglio, capperi, olive e acciughe. Versare nel tegame le seppie. Lasciarle rosolare. Bagnare con vino bianco. Dopo che il vino sarà evaporato, aggiungere i pomodori spellati e sfilettati, i piselli e le patate a pezzetti. Salare e mettere il coperchio e lasciar cuocere per circa 40 minuti, aggiungendo un po' di acqua se necessario. E il piatto è servito.